Ciao ciao! Oggi vi mostriamo come utilizzare delle fantastiche fustelle per creare delle shaker, ma questa volta saranno delle shaker speciali perché andremo a fustellare della crepla e quindi potranno essere delle meravigliose decorazioni per le nostre cake. Vi presento subito la gamma di fustelle che ha creato la Dynamix per quanto riguarda i bicchieri da cocktail. Noi andremo ad utilizzare il bicchiere da vino. E in gamma troviamo anche il bicchiere da margherita e il bicchiere da martini. Completa la gamma una fantastica collezione di cupoline, le quali andranno riempite con gli shaker, quindi con i brillantini, e daranno questo meraviglioso movimento lucente alle vostre decorazioni. Fantastica trovata della Dynamix è stata quella di creare il ghiaccio sintetico, cosicché le vostre creazioni sembreranno ancora più simili al vero. Possiamo riempire le nostre shaker utilizzando dei fantastici shakerini e la Sizzix in questo ci offre queste meravigliose confezioni di tanti e tanti colori. Guardate che meraviglia! Abbiamo voglia di comprarle tutte solo per il gusto di averle. Guardate, sono meravigliose. Le creano in confezione da 5 piccole confezioncine e all'interno avete tutto quello che vi può servire per fare una shaker equilibrata, quindi paillette, microsfere e abbellimenti vari. I colori sono tantissimi e potete sbizzarrirvi come meglio credete. Anche la Nuvo ha creato in gamma qualche shaker e danno una lucentezza meravigliosa. Abbiamo microsfere e piccole gocce. Allora, per realizzare il nostro progetto, partiamo dai fustellati. Dovrete fustellare due bicchieri con la crepla nera e altrettanti bicchieri con il mirror nero. Il mirror è un materiale meraviglioso perché dà un'eleganza e una particolarità alle vostre creazioni. Io lo utilizzo molto spesso nelle torte perché dà quel tocco di eleganza in più. Quindi, utilizzando questi fustellati, procediamo con l'utilizzo della colla Nuvo ad attaccare i due fustellati di crepla l'uno sull'altro. Utilizziamo la colla Nuvo perché è una colla meravigliosa, in quanto una volta asciutta va in trasparenza e non si vede traccia di fuoriuscita eventuale. Bastano dei piccoli picchettini di colla, così come sto facendo io, dei piccoli puntini per farla aderire. Posizionate in modo preciso un fustellato sull'altro ed aspettate che si asciughi. Parallelamente andiamo a lavorare con il nostro foglio di acetato e aiutandoci con un pennarellino a punta fine indelebile andiamo a ritagliare il contorno della fustella. Quindi ci facciamo la nostra tracciatura del bicchiere in modo più o meno preciso. E poi l'andremo a ritagliare leggermente più piccola in modo da non farla fuoriuscire dal fustellato. Ci facciamo aiutare dalle indispensabili forbici di Kimolz, che grazie alla loro dentatura non scivolano sull'acetato e vi aiutano a fare un taglio più preciso. Non dovete essere precisissimi nel taglio, perché questa parte andrà celata dal fustellato nero di crepla. Ovviamente l'andremo ad adattare aiutandoci col fustellato in modo da farla più piccola possibile ed adattarla alla cornice in questo modo. Dunque, la riproviamo e quando siamo soddisfatti della misura procediamo ad incollarla con la colla Nuvo. Ecco qui.
può andar bene. Piccoli puntini di colla sulla crepla, in questo modo. Ecco qui. E lei piano piano va in asciugatura. Mentre lei aderisce, possiamo procedere al taglio del secondo. E quindi riposizioniamo la nostra fustella ed andiamo a tracciarne il contorno. Mi raccomando, il pennarello punta fine, così che lascerà una traccia minima. Ritagliamo anche lui. Sempre più piccolo del bordo e sempre in modo non precisissimo, tanto abbiamo la nostra cornice che lo nasconde. Verifichiamo la sua grandezza e ce lo adattiamo per farlo inserire tra le due metà. Ecco qua, ci siamo, forse scontorniamo ancora un po' da questa parte, può andare. Allora, attacco il mio fustellato di mirror sulla parte dove ho già posto l'acetato. Piccole picchiettature di colla nuovo, facendo attenzione a non sbavare, ma nel caso in cui fuoriesca un po' di colla non c'è problema, perché lei, quando va in asciugatura, diventa trasparente. Ne basta veramente un puntino, perché è una colla fantastica ed ha una gran presa. Ok, ci sistemiamo così. E poi, mentre lui si asciuga, noi possiamo girarlo. Con l'aiuto della polvere antistatica andiamo a spolverare l'interno e anche i laterali, in modo che gli shakerini non rimangano aderenti all'acetato e scivolino via. Ho già preparato ciò che mi serve e quindi ho preso delle microsfere e dei puntini colorati. Li andiamo ad inserire. Inseriamo poi le paillette colorate in questo modo. Quando sono convinta di aver riempito abbastanza, ma non troppo, mi fermo e procedo ad attaccare l'altro pezzo di acetato sul mio fustellato mirror. Piccoli puntini di colla in questo modo. E vado ad incollare. Ecco qui. È un progetto molto semplice, però di grande effetto. Quindi possiamo vedere come le decorazioni che normalmente usiamo per le nostre card possono essere delle validissime alternative anche nelle composizioni con le cake. Dovremmo dargli il tempo di asciugare un pochino e poi spolveriamo con la polvere antistatica. Sigilliamo per benino qui
in modo da tenerlo ben fermo e da non far uscire i shakerini. Ogni punto, mi raccomando, soprattutto all'estremità, soprattutto quando mettete il mirror, perché potrebbe imbarcarsi e quindi non attaccarsi bene all'estremità vuol dire magari che si solleva. Invece noi lo facciamo aderire perfettamente in modo che non si sposta più. Lasciamo qualche secondo il tempo di asciugare proprio per farlo aderire. Lo sistemiamo per dargli più spessore ed il gioco è fatto. Come vedete, con pochi semplici passi abbiamo realizzato una shaker tridimensionale, quindi non più come nelle card poggiata e quindi bidimensionale, ma tridimensionale, e la possiamo utilizzare nelle nostre composizioni. Poi vi faremo vedere dove la andiamo ad incollare. Per completezza di composizione abbiamo fustellato con il mirror verde la scritta sempre della Dynamics Cheers, che fa parte della collezione di bicchieri da cocktail. L'abbiamo spessorata con una parte di crepla nera e abbiamo messo un foglio mirror fustellandolo. Abbiamo scelto in questo caso questo punto di verde. Ecco qui, una semplice idea ma di grande effetto per le vostre cake. Al prossimo video!